Stefano, raccontaci il gol. Un bellissimo gol dal mio punto di vista, importante per la gara perché dovevamo sbloccarla il più presto possibile per poi metterla sulla strada giusta. Ecco, ma come è stato questo gol? No, non dovevo essere nemmeno lì, cioè ci ho creduto fino in fondo. Un gol di controbalzo bello, bello da vedere, anche sono felice per questo perché è sempre bello segnare per un attaccante, quindi sono felice del gol e della vittoria. E il mister dà la possibilità a tutti, oggi ho fatto 90 minuti, sono felice di questo, quindi cioè, se lo dice lui che i colpi ce li ho vuol dire che crede in me e vede qualcosa di importante. Il tuo obiettivo qual è? L'obiettivo è la doppia cifra, è normale, fare più gol possibili per portare la squadra a un livello importante, magari tra le prime tre in classifica, perché no? Cioè, sognare non costa nulla. Sensazione Lorenzo che anche se cambiano gli interpreti non cambia quello che vuole fare la squadra, indipendentemente dall'avversario, nonostante avete poi nel corso della partita cambiato anche atteggiamento tattico. Però ecco, la sensazione è quella, che anche oggi con tanti cambiamenti il livello è rimasto piuttosto alto per gran parte della partita. Sì, oggi diciamo che il mister ne ha cambiati 11 per far ruotare la squadra, ma si è visto anche quando entriamo a partita in corso che abbiamo sempre fatto molto bene. Cioè, o giocano gli 11 magari che hanno giocato di più, oppure quelli che subentrano, l'obiettivo è sempre quello, noi diamo il massimo e si è visto oggi. Non abbiamo fatto, cioè, non ci siamo fatti, eravamo sulla strada giusta anche noi, non si è vista questa differenza, quindi magari anche chi entra è sempre sul pezzo, ma il mister ci dice questo, chi entra 5, 10, 45 è sempre così, infatti si è visto anche nelle partite precedenti che magari chi è subentrato magari ha cambiato anche la partita, questo è molto importante per noi. Senti, riavvolgendo il nastro, torniamo ad Ancona. Quel gol è campionato, questa è Coppa, non è paragonabile, ma Di Stefano è più il giocatore che mette lo zampino, fa gol e buggera il portiere, fa fare una figuraccia, o quello che spara cannonate da fuori? Io Chi vuole credo essere? è entrambi, perché se tu non hai entrambe le cose non fai né l'uno né l'altro, quindi ad Ancona ci ho creduto, l'ho portato a casa 3 punti importantissimi, perché quella palla penso che non ci credeva, non ci ha creduto nessuno e sono stato bravo Che cosa hai io. sentito dentro prima di andare su Io quella sono palla? entrato per cambiare la partita, ho detto questi 10 minuti devo provare a fare qualcosa, quindi qualsiasi palla andavo a pressare, andavo a giocarla, quindi ho segnato, ho fatto bene e sono felice per questo. Davanti c'hai Vasquez, artistico, Bacomo, Vasquez. Non è facile conquistarsi la palla. No, non è facile, noi ci alleniamo sempre, sempre bene, diamo sempre il massimo, abbiamo gente come Mbakoku che subentra pure, ora ha giocato l'ultima con la Gararese, ha fatto molto bene, ma sono giocatori di qualità, quindi magari Un noi altro caricazzetta. dobbiamo spingere magari anche per conquistarci un posto da titolare, perché no? Grazie. Grazie. Grazie a voi. Bocca al lupo.